Mi chiamo Marcasti, per la prima volta vorrei raccontare la mia storia, il mio percorso di vita artistica durante i miei anni. Per la prima volta, quando sono venuto a Palermo, era nel 2011, che ho avuto la gioia e il piacere di essere stato collezionato da una importante collezionista, la Marchese Alibari Marini Berniceri. E quando mi collezionò, è stato proprio in un palazzo bellissimo, Palazzo Mazzarino a Palermo, che abbiamo avuto modo di conoscerci. Subito lei ha collezionato perché ha capito, lei come spiega, la mia potenzialità artistica di un percorso che stava nascendo. Successivamente, dopo gli anni, il mio percorso, l'arte continua ad andare avanti. Varie mostre, vari percorsi, vari incontri della mia vita artistica. Alcuni anni dopo, per la seconda volta, ha creduto in me il professore Emerigo Ballo e Celeste Bartolino. Marito e moglie hanno collezionato una serie di opere marcate di un percorso che durante gli anni cercavo di fare qualcosa di nuovo. E per la seconda volta Marcasti è stato ricevuto nel cuore della bella Palermo. In quell'occasione i miei collezionisti, Celeste Bartolino e Emerigo Ballo, mi hanno fatto conoscere a Milano un grande artista, Puccio Scafini. Da quella occasione è nata un rapporto molto bello. Quel rapporto è stato un scambio di idee, di progetti, di visione, capire veramente, a operarmi a quell'arte. In realtà il maestro Scafini mi ha fatto diventare pazzo, perché capendo quella materica che la fotografia risaltava ancora una volta quei scatti di Puccio Scafini, e così ho cominciato a prendere dei colori. 8 mesi di lavoro di questo grande progetto, che la fotografia e la pittura si abbracciano, finalmente si abbracciano, dare quel risalto immaginabile, dove il maestro Scafini mi ha messo tante ville come Villa Giulia, come altre ville, come Ballarò, come grandi città di questa splendida capitale. E io, non conoscendo, comincio a inventarmi colori, che quei colori sono stato il nuovo specchio del contemporaneo tra la fotografia e la pittura. E così nasce Sopra i tetti. Ancora una volta sono veramente felice di aver fatto questo lavoro. Volevo ringraziare ancora una volta con grande cuore i miei collezionisti, Celeste Bartolino e Emerigo Ballo, che mi hanno accolto ancora una volta da questa magica Palermo. Grazie, viva l'arte, viva Palermo! Il progetto Sopra i tetti nasce innanzitutto da un profondo legame di amicizia e affetto sincero che lega me sia a Puccio Scafidi, amico da sempre, artista che stimo e ammiro, e a Mark, un ragazzo, un artista, un giovane artista, che ho conosciuto circa 2 anni fa, e che con Mark è stato amore a prima vista. Perché Mark è un ragazzo travolgente, carico di talento, quindi ho subito avvertito nella sua arte qualcosa che mi emozionava veramente. E quindi sia io che insieme a mio marito abbiamo deciso di collezionare Mark Art. La sua arte è un'arte particolare, carica di espressionismo, un'arte veramente un'esplosione di colore. Da qui abbiamo proposto a Mark di venire a dipingere saltuariamente, o quando meglio preferiva Mark, a Palazzo Drago. Mark è
ha accettato, era felice, e quindi l'abbiamo accolta a Palazzo Drago, che lui ha definito magico. Questo posto realmente magico, carico di storia, che ha accolto questo giovane artista e lo ha, diciamo, iniziato a un'arte nuova, anche diversa e particolare. Un giorno Mark è arrivato a Palazzo Drago e io proprio quel giorno non potevo stare lì con lui, e ha cominciato a uscire le sue tele, i suoi colori, ed è stato veramente un momento molto emozionante. Io mi allontano e Mark comincia a dipingere. A un certo punto mi arriva una telefonata. Celeste, ho combinato un guaio. Io lì per lì mi sono un po' preoccupata. Arrivo a Palazzo Drago e vedo che Mark, con grande irriverenza, gli ho detto, ma in maniera molto simpatica, aveva preso una tela che avevo da poco acquistato del mio amico artista Pucci Scafidi, al quale avevo già proposto di stampare su tela di cotone delle foto, diciamo, che a me piacevano tantissimo. E quindi Mark aveva deciso liberamente di apporre del colore in quella tela. Io all'inizio rimasi un po' sbalordita, poi ho detto: Mark, ma lo sai che hai fatto un capolavoro? Ci chiamiamo Pucci, Pucci arriva e Pucci subito, immediatamente, si rende conto che l'opera di Mark, realmente Mark aveva fatto qualcosa di straordinario, perché aveva sposato perfettamente fotografia e pittura, senza mortificare chiaramente o comunque occultare la fotografia di Pucci, aveva creato un piccolo capolavoro. Da qui nasce il progetto Sopra i Tetti. Pucci immediatamente cattura l'idea, cattura quel momento di follia di Mark e propone di realizzare delle tele, sempre su tela di cotone, di stampare delle foto su tela di cotone e permettere a Mark di dipingerci sopra. Da questa idea nascono 35 opere di grande formato che verranno esposte quindi a Palazzo Drago. Ed è stata veramente un'esperienza straordinaria e unica, perché abbiamo riunito quindi la pittura e la fotografia che hanno dato vita a queste opere di grande bellezza. Conosco Mark Art a Milano per caso, mi trovavo per ragioni di lavoro e un mio amico Picci Ballo, che incontro in aereo, mi dice di una mostra da andare a vedere e mi precipito, perché chiaramente da fotografo non posso che essere attento a quello che è l'arte, a maggior ragione l'arte contemporanea. Conosco quindi Mark durante una sua mostra e me ne innamoro subito. Mi innamoro prima delle sue opere e poi, dietro un buon bicchiere di vino, del personaggio. Il personaggio è Bossog, è una persona che ha avuto un trascorso non facile, ma che ha una grande energia e una grande voglia di vivere. Questo si legge nelle sue opere, nelle sue pitture. Un giorno, casualmente, trovandomi a Palermo questa volta, ricevo una telefonata da Celeste Bertolino. Celeste mi fa vedere una mia foto che aveva acquistato qualche tempo addietro, stampata su tela, e era una foto che non era più una mia foto, perché era stata interpretata da Mark. Ho subito colto l'emozione, quella grande energia che si stava creando, per cui da lì ho fatto la sera stessa, fino a notte tarda, una selezione di un mio lavoro, che tra l'altro si chiama Sua Altezza Palermo, e facendo questa selezione di 35 foto, le ho subito stampate, le ho fatte vedere a Celeste e le ho date a Mark. Questo nano malefico per 8 mesi ha dipinto senza stancarsi mai, dando un'interpretazione
e dando un colore alla città, come dice Gaetano Savatteri nella introduzione al catalogo di questa mostra. Calacolor, mosaico, sopra i tetti, appunto il titolo della mostra, sono tre delle 35 opere che vedrete all'interno di questa mostra a Palazzo Drago. Personalmente sono molto contento per l'energia che questo nano malefico, ripeto, trasmette a me e sicuramente a Celeste e a Picci Ballo, nonché suo marito, collezionisti del piccolo grande pittore.